prendere più tanto Paolo, capirà. Ma non è colpa sua. Non è colpa sua, sono io. Io non riesco a stare lontana da voi. Non riesco a stare lontana da Napoli. Ci ho messo così tanto per crearmi dei punti fermi nella mia vita. Ma che sta aggiustando tutto, dai. Io non ci posso ancora credere, è un appartamento tutto mio. Ma sei sicura che lo posso prendere? Certo! Beh, oddio, Raffaele deve ancora chiedere a Leonora, però. Ah, ma lei non ne sa niente, quindi. No, ma lui me l'ha data come cosa certa, cioè, è come solo una formalità. Viola, cosa farei senza di te? Fulvio, mica ti farei degli scrupoli. Guarda che ti pago per questo. E anche parecchio. Allora, appena ti darò l'ok, tu prendi Sandro e lo porti da me, dove ti dirò. E così la questione con Eleonora è risolta una volta per tutte. Un nuovo giorno è qui, anche per noi. Un mondo più bello si sveglierà. Se questa vita siamo noi, lascia le cose che non vuoi. È così poco il tempo per amare. È un posto al sole, ancora ci sarà. Io suggerivo di aspettare solo per il bene di suo figlio. Subito dopo con l'intervento, lascia almeno che si riprenda. Sandro sta benissimo, non ha intenzione di perdere altro tempo. Ho perso già abbastanza in galera. Certo, ma ora lei è libero. Può vederlo quando vuole. E quanto pensi che ci metterai, Leonora, ad impedirmelo? Io ho patteggiato la pena, non te lo scordare. Il tribunale dei minori ne terrà sicuramente conto. E chi pensi che la possa spuntare? Tra una madre vittima e un padre colpevole per sua stessa ammissione, eh? No. L'unica scelta possibile è rapire Sandro, non ho alternative. E dove hai intenzione di portarlo? Questo non ti riguarda. Comunque stai tranquillo. Ho organizzato tutto alla perfezione, a mio figlio non mancherà niente. Certo. Tranne la madre. Che cosa hai detto? Come mai all'improvviso tutti questi scrupoli? Cos'è? Hai dei problemi? Va bene, tu sarai pure un soggetto interessante, ma io sono un vero mago. No, dico, nota l'intensità dello sguardo. Uè, non ti piace? Sei una bestia ingrata, confessa, tu ti sei alleato con quelle due arpie, dillo. Ah, la odio, la Seretta, la odio! Ma non poteva essere bionda e senza peli come te! Senza peli? Ma sei pazza, guarda qui, sembra una cimia albina. Conversazione ad altissimo livello oggi, etica e metafisica del pelo, che ne sai te? Non le sopporti, eh? E a me me lo vieni a dire. Guarda come mi devo arrangiare. Cucina e bagno off limits, TV inaccessibile, mutande dappertutto. Queste manco cucinano, ma che servono? Vabbè, certo, non fare quella faccia. È chiaro che ti porto con me, su. Mica ti mollo con quelle due arpie. Santa Violetta che ci ha trovato la casa. Basta. La gamba destra non me la faccio, tanto che mi deve vedere. Ma assolutamente no, non si può mai dire. Bisogna essere sempre pronto a tutto. Incredibile, fanno sempre gli stessi discorsi, sempre. Ma tutto che? L'unico che voglio mi attraversa con lo sguardo. Questo è Filippo. Senti, Carmen, basta con questa storia di Filippo. Ma quando ti decidi a voltare pagina? Ma volta la tua pagina, lasciami pensare al mio Filippo. Tanto per me non c'è niente da fare, nessuno mi vuole. Dai, non ricominciare a fare la vittima. Perché ha smesso? Quante volte te lo devo dire? È solo questione di tempo. L'importante è non smettere di sognare. Ci mancherebbe che mi tolgano pure quello. Nessuno ci può impedire di sognare. La felicità è dietro all'angolo. Vedrai, verrà il nostro turno. Ti sono sicura che la felicità è dietro all'angolo. Socio, ci vuole un po' di pazienza, dai. Per fortuna almeno non hanno messo su quella canzone allucinante. Però per cerettarmi l'altra gamba mi serve la musica. La musica. Chissà cosa metti. Ma chi lo sa.
Senza amore puoi barare. Ma poi cosa resterà? Forse un po' di tenerezza Per un mare di amarezza. A che cosa servirà? Io ti voglio, sì. Su quelle sedie io mi ci siedo. Ma guarda che prima di metterci piedi sopra l'abbiamo disinfettata. Che battuta. Vabbè, abbasso la musica che sto lavorando. Sto rumore mi fa casino. Scusa, ma tu lavori sempre, no, con la musica? Sì, con la musica, appunto. Questa roba puzza, fa schifo, cos'è? Ma devi mangiare. A proposito di mangiare, che si mangia stasera? Insalata di radicchio, carote, yogurt, fibre e fermenti lattici vivi. Vivi, che schifo, ma due spaghi, aglio, olio e peperoncino, no? Prego, il fornello è tuo. Beh certo, c'avevo proprio bisogno del tuo permesso, sta vipera. Visto che non cucini, non pulisci, non fai la spesa, magari mangi anche quello che decidiamo noi, no? Va bene, cucino, che ci vuole? Metto sull'acqua per la pasta, eh? No, bello, se credi di cavartela così, stai pieno di sbagli. Troppo facile, chi non lavora non mangia. Che gioia questa convivenza, cosa devo fare? Lista della spesa. Subito, capo. Vai. No, ferma, molla subito. Scusa, cosa ho fatto di male? No, tu la mia attrezzatura fotografica. Non la tocchi, non la sfiori neanche con lo sguardo. Mamma mia, quante storie. Tu non lasciarla in giro e noi non la sfioriamo neanche con lo sguardo. Allora, ecco. Non ci mettere 3 ore, non comprare cose inutili altrimenti le paghi tu, ok? Vai ora? Vado quando mi fa comodo. Proprio queste due cose qua, che? Sai, la tua reazione mi stupisce. Quando ti ho assunto, ti ho spiegato il piano nei minimi particolari. Sì, ma rapire suo figlio era solo un'eventualità. Non pensavo che sarebbe andato fino in fondo. E io che pensavo di avere a che fare con un professionista. Evidentemente mi sbagliavo. Se no te la senti fatti da parte. O forse stai solo cercando di alzare il prezzo. È fuori strada, dottor Ferri. Non è una questione di soldi. Ah, no? E allora qual è il problema? Scrupoli di coscienza? Un improvviso attacco d'onestà? O di vigliaccheria? Niente di tutto questo. Rispetto sempre la parola data. Molto bene. Quindi? Manterrò gli impegni presi. Il piano è semplice. Porterai Eleonora e Sandro fuori dal palazzo, possibilmente non poco affollato. Distrarremo la madre con qualche scusa e tu ti allontanerai con il bambino. È pericoloso. Sandro magari reagisce male. Ma Sandro ti conosce, si fida di te. Andrà tutto come previsto. Tu intanto tieniti pronto perché potrei decidere di agire anche domani. Mi faccio sentire io. Se non ti dispiace, devo lavorare. Adesso va, aspetta, parliamo un attimo. Allora, ricapitolando. Tornando dall'ospedale, io compro la mozzarella e tu invece pensi all'impasto per la pizza. Vabbè, non ci passiamo. Ma perché mi stai facendo fare tardi? Allora, mozzarella o provola? Decidi tu, provola. Va bene, agli ordini, mio capitano. Ciao, amore. Ciao, e non mi dai neanche un bacetto. E se te l'ho appena dato? Ma che bacetto quello? Te lo faccio vedere io. Ma il rossetto. Ciao, amore. Ciao, Gio. Ciao. Come sta la tua meravigliosa bimba? Meravigliosamente, al contrario della mamma. Perché? Che ti succede? No, è che non mi sento molto bene, mi sento debole, non riesco a dormire. Anzi, volevo passare da te. Fallo. Appena torno dall'ospedale ti chiamo, ok? Ciao, amore. Ciao, amore. Ciao. Dammi queste cose qua, le porto io. Grazie. Allora, che succede? Questa la porto io. Ma d'America, nostalgia di Paolo. No, sto male veramente, Raffaele. Io mi sento così in colpa.
Io amo Paolo, noi siamo una famiglia, ma io non ce la faccio proprio a tornare a New York. Come devo fare? Come ti fa? Prima di tutto non devi stare depressa. Perché i bambini, tu c'hai una figlia, Stella, devi vedere la madre sempre sorridente, solari, no? Già, faccio io Stella, fammi vedere la mamma solari. Vieni, vieni! Bravo, e così, fai bene, vai. Hai ragione. E poi comunque Paolo domani torna, eh? Già torna, dall'America. E che fa? Vai e viene tipo come fosse Mergellina fuori grotta. Forse ha un po' nostalgia di noi. Oh, e questo è un buon segno. Lo vedi? Allora tutto si sistema, non ti preoccupare. Perché tu e lui siete una coppia. Siete nati l'uno per l'altro. Hai capito? È un fatto del destino. E il destino, come si dice? Nozzi campia. Nozzi campia. E questo? Dove lo metto? Che ne so, sul comodino? Buttala, è un mostro. Fosse facile. Là ci sono i suoi sei fratelli e Biancaneve. No, non ci credo. Infatti non è vero. Com'è che adesso credi a quello che dico? Veramente all'inizio era il contrario. Tu eri una brava ragazza che le bugie non le diceva mai. Chissà da chi ho preso. Non da me. Senti, Emma e Carmen ti mancano? Ah, guarda, non me le nominare neanche. Meno male che è finita, guarda. È sempre più difficile resistere alla tentazione. Ma allora lo ammetti? Io lo sapevo! Cioè, tu m'hai tradito? Ma con quale delle due? No, dimmelo, sei l'uomo peggiore che abbia mai incontrato. Lo sai che mi fai schifo? Ti odio. Stai calma. No, non sto calma per niente. Guarda, l'hai detto tu adesso. Fai schifo, lo ma sai. Ma sei impazzita. No, con quale delle due m'hai tradito? Con Carmen, vero? Eh sì, Mara è sexy, ma scusa, se la volevi così, perché sei venuto da me allora? Per umiliarmi. Ma io che ho fatto? No, mi fai schifo. Con Emma sei stato, sì. E lei, dolce e carina, come tutte le acque chete, lo so. E poi dentro nasconde chissà cosa. Fai schifo, lo sai. Lo sai, smettila, che sei un mostro. Smettila, smettila. L'unica tentazione a cui devo resistere con quelle due è quella di strangolarle. Di notte, tutte e due insieme magari. Vabbè, allora non è così grave. Tu, quelle due proprio non le hai capite. È per questo che ti fai tutti questi film. Carmen è sexy come un lottatore di sumo. Vabbè, dai, adesso non esagerare. E poi sa fare solo due cose. Sentirsi delle strazianti e noiosissime canzoni neomelodiche e parlare di Filippo. Mentre invece Emma, in compenso, ne sa fare una soltanto. Lamentarsi che nessun uomo se la fila. E Santa Poletta non mi vuole bene nessuno. E te credo, sei una maniaca ossessiva. No, dai, non ci credo, non dire così. Te lo giuro, è la pura verità. Promettimi una cosa. Cosa? Che non diventerai mai... mai, mai come quelle due. Come sta la mia piccolina? Si è addormentata, l'ho messa nella culla. Peccato. Perché peccato? Perché mi piace tanto tenerla in braccio, cullarla. Beh, allora che cosa aspetti a farne uno? Ti aspetto. Dov'è il latte in polvere? Dai, fermati, ci penso io. Tu vai a studiare, che già hai fatto abbastanza. No, ti prego, non mi va proprio di riattaccare. Dammi qualche altra cosa da fare, ti prego. Mi aiuti a preparare un pranzo speciale per il rientro di Paolo? Fantastico! L'hai chiesto alla persona giusta. Guarda, come figlia della peggior cuoca del mondo, sarà una cenetta indimenticabile. Che bello vederti ridere, finalmente. Mi è venuta un'idea. Chiedo a Teresa di aiutarmi e poi dico a Paolo che ho cucinato io. Rispondi, rispondi, si sveglia Stella. Pronto? Gio, sono io, come va? Amore, mi manchi da morire. Senti, sei a Roma? A che ora arrivi? La piccola come sta? Non fa altro che chiedermi di te. Anche voi mi mancate tanto. Che cosa è successo? Paolo, mi dici a che ora arrivi che ti vengo a prendere? Sai quanto mi dispiace? Mi hanno fissato una riunione importante. Non posso più venire a Napoli. Esco di qua, vado a casa, dormo, mi sveglio e torno qua. E queste 365 giorni all'anno. Sento un po', ma come si chiama? Grazia? La vedi ancora? La vedo e non la vedo. Una specie di routine. Fra... questa è la morte civile, l'evento più imprevedibile della mia vita, l'ordinazione del cliente. Ah. Sono un mutante, mi sto trasformando in mezzo uomo e mezzo bancone. Una specie di capricorno. Di centauro. Insomma, non è quella cosa lì, no? Ma la verità è che io non volevo fare questa vita qui. Io volevo una vita come la tua. Come la mia come, scusa? Una vita spericolata, fra... sesso, droga e rock and roll. Ti fa
faccio una confessione, Lino. Non mi drogo, non so ballare. E per quanto riguarda il sesso, ci sta mia moglie, basta. Eh? Vabbè, tu parli così perché il matrimonio ti ha cambiato. Ma prima eri diverso, te lo ricordi? Sì, sai, io prima ero convinto che il mondo ce l'avesse con me e che per poter sopravvivere dovevo lottare contro tutto e contro tutti. Ma sai cos'era? La paura di scoprire di avere bisogno delle persone, di avere bisogno di amore. E Angela invece ti ha cambiato. Mi ha cambiato la vita. Posso dirti una cosa? La normalità è una cosa bella, sai? No, ma non mi dire questo proprio tu. E le emozioni che fine fanno? Se poi la vita è fatta tutta di sacrifici, di privazioni. Lino, le emozioni stanno qui e qui. E dentro di noi. Quindi che senso ha cercarla fuori a tutti i costi? Visto che i cantieri sono in ripresa, Renato pensava di partecipare anche ad altri saloni della nautica. Avremmo Trieste, Carrara e a parte Genova. Che ne pensi? Boh, non lo so quanto serve. Io invece credo che sia una buona operazione di immagine e di marketing. Sì, comunque tutte le date sono più là, non mi sembra il momento di pensarci. Ci possiamo pensare quando è il momento. No? Ok, ho capito, ne parliamo alla prossima riunione con Renato. No, scusami, è che sono preoccupata che Fulvio non è ancora tornato. È uscito da un paio d'ore, sai. Mi sono abituata ad averlo in casa quando non c'è. E se vuoi posso rimanere finché non torna. Avrai una cena di lavoro con i discografici milanesi, ma non ci metto niente a desdire, eh? No, no, non voglio. Non ti preoccupare, vedrai, sarà qui a momento. E se sei in ansia, perché non lo chiami? L'ho fatto, ma il cellulare è spento. È questo che mi sembra strano, non è un comportamento normale da parte sua. Ma c'è qualcosa in particolare che ti preoccupa? No, niente in particolare. Non ti preoccupare, vai alla tua cena. A casa sono al sicuro. Vedrai, Fulvio arriverà presto. No, basta con questa musica orrenda. Non ce la faccio più, non ce la faccio. Meno male che ti ho detto di venire presto, mi fa piacere. Avevo i cavoli miei da fare. Ah, stai zitto, fammi. Carmen, guarda cosa trovate, mi incensi al ciclamino. Senti. Allergico all'incenso, anche al ciclamino. Non te l'avevo detto? E questo che cos'è? E questo è mio, grazie. Com'è il tuo? Sì. E i cuori di palma? I cuori di palma? Non c'erano. Ma non hai preso neanche il tofu, ma i semi di sesamo. Mi dispiace, guarda, il tofu era finito. Anzi, guarda, se mi dai le patatine fritte e la birra, io vi lascio le ottime insalatine. Hai comprato tutte schifezze per te e niente di quello che ti abbiamo chiesto noi. Beh, magari la prossima volta andateci voi a fare la spesa, no? E questo? Questo cosa? L'obiettivo, sai benissimo di che parlo. È rotto. Chi è stato? Dai che è tutto a posto. È solo la pressione un po' bassa. Comunque, mi sembra inutile prescriverti dei medicinali. Se dovesse persistere l'insonnia, potresti provare con dei sedativi naturali. Cosa c'è? Dai, su, non piangere. Prova a parlare con Paolo e insieme troverete una soluzione. Paolo non torna più. Deve lavorare. Io sono stanca. Sono stanca. Mi dispiace. Io lo so che la cosa che dovrei fare è prendere mia figlia e tornare a New York. Ma io non ci riesco. Non ci riesco proprio. Tu non puoi immaginare quanto mi senta sola e sperduta in quella città. Certo che lo posso immaginare. Come pensi che io mi sia trovata i primi tempi qui a Napoli? Ero disperata. Non ci credo. Tu sei una donna forte. Ancora con questa storia che sono forte, ma vorrei sapere chi l'ha messa in giro. Io odiavo Napoli, volevo fuggire. E avevo una figlia più grande della tua, io ero più grande di te e non avevo problemi con la lingua. Insomma, almeno non come i tuoi. E poi? Poi eccomi qua. Con un figlio napoletano, un compagno napoletano, in una città che non cambierei per nulla al mondo. Non ci riuscirò mai. Ascolta, Joe, credimi. Tu, dentro di te, hai una forza che non puoi nemmeno immaginare. Devi solo tirarla fuori. Fallo per loro, per la tua famiglia, è la cosa più importante che hai. E non lasciare che niente e nessuno vi separi. Oh,
Va bene, adesso basta però, eh. Cioè, Carmen ti ha già detto che non l'ha fatto apposta. Ti ha già chiesto scusa, cos'altro vuoi? Cos'altro voglio? Voglio il mio obiettivo, sano. Ecco cosa voglio. No, non mi conta storia per un pezzo di vetro. Appena mi danno lo stipendio te lo ricupero, sì, va bene? Sì, lo stipendio di quanti mesi? Sei, sette. Sì, perché d'oro sto coso, non me ne ero accorta. E di che t'accorgi tu? Solo delle cose tue, Filippo e il neomelodico, Filippo e il neomelodico. Ma che s'azzeccamo, Filippo? Ti sei messo ad ascoltare i nostri discorsi? No, dimmi come faccio a non sentirli i tuoi discorsi. Urli come una lavandaia isterica. Lavandaia a me! Ma ti ha detto anche isterica. Andrea, chiedile subito scusa. Non ci penso neanche. Tu invece non urli, tu piangi. Stai sempre lì a lamentarti. Santa Polenta, non mi vuole bene nessuno. Non troverò mai un fidanzato. Lo sai perché non trovi un fidanzato? Perché sei pesante, insopportabile. Come... Finisci la frase? Andrea, no, non la finire. Come... Ho detto, finisci la frase. Sono insopportabile, Andrea, e pesante come una... Andrea, dai, sei dai, insopportabile, no, e pesante no, come una no, vecchia zitella. Ah! Come una vecchia zitella. Ah! Io t'ho capito, sai. Tu stai facendo di tutto per arrivare tardi all'appuntamento coi milanesi. Renato, ti giuro, mi rompo da morire. E se ci arrivassi completamente ubriaco? Che ne dici? Lino, un whisky doppio per me, grazie. Sì. E tu cosa prendi? Sta scherzando, sta scherzando. Due bei bicchieri d'acqua minerale, grazie. Beh, vai, va, stasera tutta vita. Scusate un attimo. Mi spiega come mai è qui? Eleonora è solo in casa che la sta aspettando. La signora Palladini non corre alcun pericolo. Ho avuto da fare. Lo vedo. Senta, se ha intenzione di rimanere qui a bere tutta la sera, la chiami e l'ha avverta. Ma lei perché non si occupa dei suoi problemi? È quello che sta facendo. Tutto quello che riguarda Eleonora Palladini riguarda anche me. Le ho detto che la signora Palladini... Ma la smetta di chiamarla così. So perfettamente quello che c'è fra di voi. Eleonora è liberissima di fare tutto quello che vuole per la sua vita. Ma tu ricordati una cosa. Se la fai soffrire, ti giuro che te la faccio pagare. Ha detto che urlo come una lavandaia isterica, ma ti rendi conto? Chi? Tu? Ma come si permette? Tu che questa non grida mai, guarda. A me invece mi ha chiamato vecchia zitella, eh? È un mostro. Ah, non pulisce, non fa la cucina, non fa la spesa e critica solamente. Ma non è vero, non è vero, perché prima l'ho visto con le buste del supermercato, quindi fa la spesa. Sì, però si è dimenticato di comprare il tofu, i cuori di palma, anche i semi di sesamo. Ah, pure i semi di sesamo. Allora questa è crudeltà mentale, però Madonna, mi dovete mettere alla... Raffaele, meno male che ci capisci, ti giuro, non puoi andare avanti così. Se ci vuoi bene... Cacciolo da casa tua, ti sentite, prego. Statevi zitte 5 minuti e fatemi finire di lavare a terra. Per favore, mettetevi là fermi, immobili. Ma dico io, stanno ragazzi che farebbero carte false per avere la casa che avete voi. Discesa a mare, parco. Dovreste baciare dove cammino io. Invece che fatevi la metà soltanto. Porca miseria. Lo sapevo, le vipere ti stanno parlando male di me. Vipere? Dico tutto, sono loro che mi hanno rotto l'obiettivo. Vipere, senti come ci tratta. Tu sei un serpente a sonagli. Ragazzi, se non la finite vi caccio la sai che gli fa il serpente a sonagli alle vipere? Cosa? Che cosa? Che cosa? Ragazzi, per favore, si lavandaia. Tutto a progetto. Si tratta di altri 3 giorni, se ne sta per andare questo qua, si trasferisce, basta! Quindi Eleonora ti ha dato di sì, gliela dà l'appartamento? Sì! Vabbè, non me l'ha detto, perché ancora devo parlare con Eleonora, mo se fate tardi, parlerò. Andrea, perché non ci hai detto che te ne vai? Perché sono senza parole dalla gioia. Tu, e figurati noi! Ragazzi, finitela con questo teatrino, perché dovete fare le persone civili almeno 3 giorni. Fermo, e basta! Sonno. Sarei rimasto a dormire altre 10 ore. La tua nottata com'è andata, Gio? Ah, se devo uscire, ho detto a Angela che rimane lei con Stella. I study English at home. I study my lesson at school. Buongiorno, il caffè è pronto. Do you like dogs? Ah. Yes, I like dogs very much. My dog's name is Cisco. What's your name? Molto interessante. Mentre prendiamo il caffè, parliamo del tuo cane. No, per parlare del cane devi aspettare la lezione number 20. Bene, sono contento, ho deciso di imparare l'inglese. No, ho deciso di salvare la mia famiglia. Mm. Va bene, ma il problema non era solo la lingua. L'America è dura, ma quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare, no? Ma sei fantastica, adesso ti riconosco. Sei Joe, la mia amica. You are my many beautiful friend, Joe. My very beautiful friend.
Buongiorno Teresa, la signora dorme ancora? No, la signora si è alzata e ha fatto anche colazione. Lei se l'è presa un po' comoda stamattina, eh? Eh sì, sono tornato un po' tardi stanotte. Perché è successo qualcosa? No, no, niente. Ma se me lo dice con quella faccia, io non ci credo. È la verità. È solo che ho bisogno di un caffè forte e stretto, come lo sa fare lei. Fossero questi i problemi, glielo faccio subito. Eleonora dov'è? È uscita con Sandrino. Senza avvisarmi? Quanto tempo fa? No, non si preoccupi, è che la facevo uscire così, giù in cortile. Se guarda in quegli affari, la vede. Sì, grazie. Permesso. Semplice. Porterai Eleonora e Sandro fuori dal palazzo, possibilmente in un luogo affollato. Distrarremo la madre con qualche scusa e tu ti allontanerai con il bambino.